Grazie.
Carissimi, buonasera a tutti. Siamo qui nel santuario di Maria Santissima delle Grazie, santuario così importante qui a Jesi. Perché oggi celebriamo la Santa Messa qui? Ogni sabato veniamo a dirci il Rosario. Celebriamo la Santa Messa qui perché oggi ricorre la solennità della Madonna delle Grazie, il 2 aprile. Poi, di solito a Jesi la festa solenne la celebriamo nella domenica dopo Pasqua, però la solennità liturgica è oggi. Perché il 2 aprile? Perché ricorre un miracolo accaduto per l'intercessione di Maria. Jesi, nel 1455, è stata liberata dalla peste. Qui c'è una tela che ricorda questo episodio. Poi ci sono stati altri episodi importanti lungo i secoli dove Maria ha liberato questa città dagli eserciti nemici, e qua c'è un'altra tela che ricorda questo episodio, ancora in un'altra occasione della peste. Quindi la città di Jesi sente sempre Maria come la custode di questa città. E allora oggi vogliamo invocarla. Proprio perché siamo certi che Maria non viene meno in questo impegno che lei ha. Del resto, questo impegno lei ce l'ha per il mondo intero. Il Concilio, in quel capitolo ottavo della Lumen Gentium, dove si parla appunto di Maria, dice che oggi il compito di Maria nell'eternità è mantenere questa materna premura nei confronti dell'umanità intera. Ecco, con questo spirito quindi vogliamo celebrare questa Santa Messa e ricordare appunto le grandi opere di Maria. Oggi però vi invito a tenere a mente anche altre due cose. Oggi sono 15 anni che è morto San Giovanni Paolo II, quindi è una data che vogliamo ricordare, e stasera, sotto il 2000, alle 21 ci sarà il Rosario nel ricordo di lui e poi anche dei filmati. Noi sacerdoti di Jesi vogliamo ricordare il nostro confratello. Oggi, sempre oggi, sono 10 anni che è morto Don Sandrino, un sacerdote così amato dalla gente, così amato dai sacerdoti. Ecco, ora con il canto iniziamo la Santa Messa. Maria,
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Per essere più degni di celebrare questa Santa Messa, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Questo per noi, Jesini, è un giorno solenne, per cui innalziamo al Signore il nostro inno di lode. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio di infinita bontà, concedi ai tuoi fedeli, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia, di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Ester. In quei giorni la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, in preda allo spavento per l'imminente pericolo di morte. Prostrata a terra, insieme con le sue ancelle, dal mattino alla sera pregava dicendo: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, benedetto. A me, Signore, sola e senza difesa all'infuori di te, porgi il tuo aiuto, perché il pericolo sta per raggiungermi. Dai libri dei miei antenati ho appreso che tu, Signore, liberi quanti in te si compiacciono sino alla fine. Ora accorri il mio aiuto, perché sono sola e non ho nessuno altro che te, Signore mio Dio. Liberaci dalle mani dei nostri nemici, muta in esultanza il nostro lutto e in salvezza i nostri dolori. Fa sì, o Dio, che servano di esempio coloro che insorgono contro la tua eredità. Signore, mostrati, manifestati, o Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
La misericordia del Signore di generazione in generazione. La misericordia del Signore di generazione in generazione. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La misericordia del Signore di generazione in generazione. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. La misericordia del Signore di generazione in generazione. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. La misericordia del Signore di generazione in generazione. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. La misericordia del Signore, di generazione in generazione. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. O Regina del mondo, Maria sempre Vergine, intercedi per la nostra pace e salvezza, tu che hai generato il Cristo Redentore. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. Ed riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed esse gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vogliamo metterci in ascolto e far entrare nel nostro cuore quello che il Signore ci ha detto nella parola che abbiamo ascoltato. Abbiamo visto 2 donne in preghiera, nella prima lettura è la regina Esther. Il suo popolo, lei dell'Eberea, era stato condannato proprio come popolo, quindi parliamo di un genocidio. Era stato condannato alla morte. E la regina Esther prega, diventa la figura di Maria. Prega e con la sua preghiera intercede presso il re e salva il suo popolo. Ecco, oggi noi vogliamo
guardare Maria e invocarla, perché preghi con noi e preghi con noi. E questa pagina del Vangelo, delle nozze di Cana, ci fa capire proprio il ruolo di Maria. Maria rappresenta la Chiesa che è sposa. Chi dà il vino buono era lo sposo. Quindi in questa pagina del Vangelo Gesù viene presentato come lo sposo della nuova alleanza. Ebbene, nel simbolo Maria è il popolo fedele, è la sposa. E la sposa dal suo sposo ottiene tutto. Ecco perché noi che siamo le membra di questa sposa, siamo le membra della Chiesa, siamo figli della Chiesa, con fiducia guardiamo a lei, per chiederle che con noi e per noi invochi lo sposo, cioè Cristo Gesù. Ecco perché il popolo cristiano sempre lungo la storia si è rivolto a Maria. Istintivamente sente questa forza che Maria ha. Sente che a lei Gesù non può dire di no. E quindi il popolo cristiano la invoca. In questi giorni, se abbiamo modo di seguire un po' quello che accade nelle nostre parrocchie, ma in tutta Italia, vediamo quante cose sono nate, ma come spesso e volentieri al centro c'è Maria. C'è Maria che è colei che mandiamo avanti verso Gesù, per implorare il perdono, ma per implorare anche la salute del corpo. Ebbene, nel Vangelo c'è un passaggio importante, perché se noi ci rivolgiamo a Maria per chiedere aiuto, ci rivolgiamo a Maria perché lei manifesti la sua premura materna, diciamo c'è un passaggio importante. Maria va ascoltata. Ricordate quel meraviglioso dialogo che c'è fra Gesù, Maria e l'Apostolo Giovanni. Gesù è già crocifisso. Gesù dice al discepolo che egli amava: noi abbiamo voluto vederci Giovanni, ma non viene detto il nome. Possiamo metterci il nome nostro. Quindi Gesù dice a Giovanni, ma ciascuno di noi, discepoli amati, ecco tua madre. E a Maria viene detto: donna, ecco tuo figlio. E da quel momento, conclude il Vangelo di Giovanni, il discepolo che Gesù amava la prese con sé. Non li rilascia. È il discepolo che accoglie Maria. È il discepolo che fa entrare nella sua casa Maria. È il discepolo che l'accoglie per tenerla con sé. Ecco, noi dobbiamo fare la stessa cosa, invitare Maria nella nostra casa. Ogni giorno in casa recitiamo il rosario, carissimi, ogni giorno. San Giovanni Paolo II, di cui oggi ricorre il 15° anniversario della morte, nella sua lettera apostolica al suo rosario dice così, dice: il rosario, più che una preghiera a Maria, è una preghiera con Maria, con gli occhi di lei, con il cuore di lei, noi meditiamo e preghiamo i misteri della nostra salvezza. Ecco, facciamo entrare nella nostra casa Maria. E soprattutto ascoltiamo. Ricordate quel passaggio del Vangelo che abbiamo letto, dove Maria dice ai servi: fate tutto quello che Gesù vi dirà. Qualunque cosa vi dica, fatela, fatela. Oggi, mentre la invochiamo, mentre supplichiamo perché preghi con noi e preghi per noi, apriamo il nostro cuore, proprio per obbedire alle parole che ci dice. Questo tempo difficile,
ma che sicuramente è tempo di riflessione, di meditazione, di preghiera. Questo tempo sia anche un tempo di scelta. Siamo nella Quaresima, ci stiamo preparando a rinnovare le promesse battesimali la notte di Pasqua, dalle vostre case, in tanti seguiranno la messa così. Rinnovate queste promesse, ma cosa vuol dire? Non sono parole vuote, sono impegnarsi sul serio a vivere come Gesù vuole e a fare quello che Gesù ci vuole. Ascoltiamo l'invito di Maria, proprio perché possiamo poi essere meno indegni anche per ricevere questo dono della fine di questo tempo così difficile, da vivere comunque in un atteggiamento di fede, da vivere comunque in un atteggiamento di preghiera. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Vogliamo rivolgere al Signore le nostre intenzioni. Pieni di fiducia ci rivolgiamo al Signore, certi di pregare in buona compagnia, con Maria, accompagnati da lei. Preghiamo insieme e diciamo: convertici a te, Signore. Convertici a te, oh Signore. Padre Santo, che hai dato a Maria la grazia di essere discepola della parola, ancora prima di essere madre del Verbo incarnato, dona alla comunità ecclesiale lo spirito dell'ascolto per obbedire nella fede ad ogni cenno della tua volontà. Preghiamo. Convertici a te, Signore. Padre buono, che hai affidato al cuore della Vergine Madre tutti gli uomini redenti dal tuo Figlio, dona ai tuoi discepoli la capacità di vedere e condividere le angosce e le speranze di ogni uomo. Preghiamo. Convertici a te, Signore. Padre giusto, che hai associato Maria al sacrificio del tuo Figlio, sostieni quanti sono nella sofferenza, nella malattia e nella solitudine, perché possano sperimentare la gioia e la speranza che germogliano ai piedi della croce. Preghiamo. Convertici a te, Signore. Padre misericordioso, che nella memoria viva del nostro battesimo ci chiami a camminare verso la Pasqua, fa che guardando a Maria, madre e modello della Chiesa, ci lasciamo convertire a te, che attendi senza stancarti il nostro ritorno. Preghiamo. Convertici a te, Signore. Non abbiamo paura di chiedere, chiediamo. Certo, poi con il cuore disponibile ad accogliere la volontà di Dio, esattamente come ha fatto Gesù nell'orto degli olivi, quando diceva: Padre, se possibile, passi questo calice. E chiedeva, ma poi ha aggiunto: però non come voglio io, ma come vuoi tu. Ecco, questo è l'atteggiamento della preghiera. E allora proprio abbiamo l'ardire di chiedere al Signore che finisca questa epidemia, che i malati guariscano, che le famiglie vengano consolate, che si ritrovi serenità e pace. E vogliamo mettere le nostre preghiere nelle mani di Maria, perché le presenti al Figlio suo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, lui vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, oh Signore, i doni del tuo popolo e per intercessione della Vergine Maria, fa che ci mostriamo misericordiosi verso i fratelli. Per ottenere la tua clemenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Prendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te, Padre Santo, il nostro cantico di lode. Nell'eterno consiglio del tuo amore, ci hai dato nella Beata Vergine Maria, la Regina, clemente, esperta della tua benevolenza, che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei. La Madre di Misericordia, sempre attenta alle invocazioni dei figli, perché ottengano la tua indulgenza e la remissione dei peccati. La dispensatrice di grazia, che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia. E con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. Per mezzo di lei si elevano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto, concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Ti rese grazie con una preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te, gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, me, indegno tuo servo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Io sarò salvato.
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini, per sempre manterrei la stessa fiducia, poiché io so che questa moltitudine di offese non è che goccia d'acqua in un braciere ardente, non è che goccia d'acqua in un braciere ardente. O se potessi avere un cuore ardente d'amore che resti il mio sostegno, non m'abbandoni mai, che ami tutto in me, persino la mia debolezza, e non mi lasci mai, né il giorno né la notte, e non mi lasci mai, né il giorno né la notte. Non ho trovato mai creatura capace d'amarmi a tal punto e senza mai morire di un Dio bisogno che assunta la mia natura si faccia mio fratello capace di soffrire, si faccia mio fratello capace di soffrire. Io so fin troppo bene che le nostre giustizie non hanno ai tuoi occhi il minimo valore, ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio gettare lo vorrei nel tuo divino cuor, gettare lo vorrei nel tuo divino cuor. No, tu non hai trovato creatura senza macchia, dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo, e nel tuo sacro cuore, Gesù, io mi nascondo. Non tremo perché sei la sola mia virtù, non tremo perché sei la sola mia virtù. Custodiamo ancora nel cuore queste stupende parole di questo canto. Il testo è stato scritto da Santa Teresina di Lisieux, questa santa piccola, ma così grande, questa santa fiduciosa nella misericordia del Signore. Ecco, custodiamo queste parole, dicevo, perché vogliamo essere anche noi fiduciosi nell'amore del Signore che mai delude e mai viene meno. Preghiamo. Padre buono, che ci hai nutriti al banchetto eucaristico, donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita e di godere sempre della sua protezione, poiché lei ci ha dato una regina clemente verso i peccatori e misericordiosa verso i poveri.
per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, ora riceveremo la benedizione e poi ci salutiamo, carissimi. Vi ricordo che sabato alle 19 da questa cappella di Maria Santissima delle Grazie reciteremo il rosario e poi domenica alle 9:30 ci sarà una mia meditazione. Stasera vi ricordo il rosario su TV 2000 alle ore 21, ecco, ricordando San Giovanni Paolo II. Riceviamo la benedizione, ecco, però rimaniamo uniti nel cuore, sapendo che siamo un corpo solo e siamo tutti immersi in quel braciere, come diceva Santa Teresina, in quel braciere ardente che è la misericordia di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare. Una terra e un dolce volto con due segni di violenza. Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. Madonna, Madonna nera, è dolce essere tuo figlio. O lascia, Madonna nera, che io viva vicino a te. Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. Lei ti illumina il cammino se le offri un po' d'amore, se ogni giorno